Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. È dall'8 novembre del 2019, data di pubblicazione di Mondi in Collisione, che Casa Marte ha lasciato i tavoli da gioco facendo perdere di sé ogni traccia. Statisticamente parlando, è la fazione che più a lungo è rimasta fuori dalla rotazione delle casate. Infatti, la terza edizione, Mutazione di Massa e l'attuale Ondata Oscura non hanno visto l'ombra di un essere verde calcare i campi da gioco. Ma dato l'ultimo flusso di informazioni derivanti dalla FFG e basandoci su semplici concetti, tutto porterebbe a pensare che presto, già dalla prossima espansione, potremo goderci di nuovo la gradevole compagnia del grande impero marziano. Analizziamo quindi i tre punti principali per teorizzare un eventuale ritorno dei nostri amici verdi in Keyforge. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! I concetti trattati in questo video non saranno da prendere in considerazione come ufficiali, ma semplici congetture che potrebbero avere un fondo di verità o essere totalmente infondati. Prima di partire, facciamo un piccolo passo indietro, uno spiegone per intenderci, che farà recuperare questo glorioso popolo a tutti coloro che, muovendo solo ora i primi passi sul crogiolo, non hanno avuto modo di conoscere a fondo. Chi sono i marziani in Keyforge? La lore è già stata trattata in passato e potrete, se vorrete, recuperarla attraverso la scheda appena apparsa in questo momento o cliccando sul link che vi lascerò in descrizione. Nel gioco vero e proprio, invece, Marte è stato un alleato prezioso o un nemico pericoloso. Così, senza mezze misure. Peccato che in entrambi i casi, il più delle volte, era lo stesso giocatore a subirne le conseguenze. Questo è stato dato dal fatto che, essendo degli xenofobi, rappresentavano il loro modo di essere appieno anche durante un match, dove mazzi hanno avuto nella sezione dedicata a questa fazione carte come Pessimi Alleati da Marte o Scarica EMP. Personalmente ho avuto esperienze passate con entrambi questi elementi in un mazzo che mi ha dato molte soddisfazioni. Vi lascerò il link di Decks of Keyforge in descrizione. E ricordo ancora che quando pescavo una o l'altra, la sensazione che provavo non era proprio delle migliori, specialmente se mi trovavo nelle fasi iniziali del gioco. Soprattutto per Pessimi Alleati da Marte, che più si avvicinavano le battute finali del match, più pensavo ad utilizzarla per accumulare quelle ambre che mi avrebbero garantito virtualmente la forgiatura della terza chiave, o quando l'arsenale era agli sgoccioli e potevo permettermi di epurare creature che non mi sarebbero servite per i turni successivi. Non sempre questo modus operandi andava in porto, ma quando aveva successo, l'avversario stesso mi permetteva di vincere il match senza disputare il suo turno. Essendo una casa che gioca principalmente ignorando le restanti due fazioni presenti in un unico, Marte ha sempre creato una sorta di sinergia chiusa, ovvero carte che andavano a favore solo ed unicamente di carte con stemma marziano, non dando peso minimamente a chiunque non fosse verde. Ciò ha portato inevitabilmente ad un calo delle quotazioni, che lentamente hanno portato Marte alla scomparsa e al rimpiazzo assieme ai Sanctum per far posto alla Repubblica Sauriana e alla Federazione Stellare in Mondi in Collisione. Nel Richiamo degli Arconti e l'Era dell'Ascensione, Marte ha convinto rispettivamente poco e ancor di meno.
anche se rimango dell'idea tuttora che una bella sezione Marte che non interferisca con le altre casate, creando antisinergia, occupandosi solamente dei suoi affari e quindi avendo carte che nel complesso fanno giocare i marziani individualmente, può fare davvero la differenza tra la sconfitta e la vittoria di un mazzo in un match. Prima di essere esiliata e relegata a casa dimenticata comunque, i nostri amici verdognoli si sono preoccupati di lasciare un segno indelebile che ancora oggi, in vari tornei online e dal vivo, rappresenta una vera e propria minaccia per ogni forgiatore che si ritrova a giocare contro mazzi di questo tipo. Sto parlando ovviamente dei micidiali Genka. Generosità marziana e furto della chiave, specialmente se presenti in più copie, hanno consentito a diversi unici che con altre carte che permettevano di forgiare fuori fase, conosciute come key cheat, di innescare una reazione a catena che portava, e lo fa tuttora quando la dinamica prende vita, di forgiare le tanto desiderate tre chiavi in un solo turno. Se principalmente per la prima edizione c'erano gli OTK rappresentati dalla combinazione tra seme di nepente e accesso alla biblioteca, si può senza ombra di dubbio asserire che i Genka sono i loro eredi diretti esistenti esclusivamente in l'era dell'ascensione. Entriamo quindi nel vivo del tema, dove si prenderanno in esame tre punti fondamentali sui quali lavorare e costruire le varie congetture che potrebbero rivelarsi veritiere solo quando si inizieranno ad intravedere i primi spoiler della nuova espansione che, se tutto andrà per il verso giusto e si tornerà al normale ciclo delle cose, dovrebbe arrivare verso settembre-ottobre 2021. Iniziamo con il prendere in considerazione la prima voce, ovvero l'assenza prolungata di Marte in questi anni. A differenza di Sanctum, che poi è immediatamente tornata in mutazione di massa, rimanendo fuori per un singolo set e continuando ad accompagnarci ancora in ondata oscura, per Marte la situazione è stata completamente diversa. Quasi 2 anni di assenza, che potrebbero prolungarsi se nella prossima edizione non dovessero essere presenti. Calcolando anche che secondi a loro ci sono solo i Brobnar con 2 assenze nelle ultime 2 espansioni, vedo difficile che anche per il 6° set attualmente in lavorazione i Marte potrebbero passare inosservati. Ma se dovesse essere così, e mi auguro vivamente di no, mi auspico che quando faranno ritorno verranno annunciate nuove carte che ne potenzino gli effetti senza influire troppo sulle altre case del mazzo, magari una mastodontica o elementi di qualsivoglia natura che ne giustificano l'assenza per così a lungo. Chissà cosa ci riserverà il futuro, soltanto il tempo saprà darci una risposta. Il secondo punto che vorrei trattare è il ritorno di Marte assieme all'entrata di altre 2 fazioni che fino ad ora sappiamo esistano, ma che mai sono state menzionate nel nostro gioco di mazzi unici al mondo. Se avete acquistato la vostra copia del gioco di ruolo di Keyforge, avrete sicuramente notato la presenza di 2 casate mai viste fino ad ora sul crogiolo. Stiamo parlando dei Figli del Vento e degli Ispirati. Proprio queste 2 casate potrebbero far compagnia al ritorno di Marte, andando a sostituire in blocco le case perpetue rappresentate da Logos, Ombre e Selvaggi. Questo cambio drastico potrebbe stravolgere ancora una volta le meccaniche del gioco, attraverso la presenza di carte che, come la marea, coinvolge questa volta il meteo, ad esempio Cielo Sereno e Cielo in Tempesta. Ed è proprio quest'ultimo habitat che potrebbe essere lo scenario per il prossimo set di carte, dato che fino ad ora abbiamo esplorato terra e mare. In più, questa condizione mutevole del campo di battaglia potrebbe determinare la vittoria o la sconfitta in battaglie aeree che vedrebbero coinvolti
gli stessi Marte con le loro navicelle aliene, la Federazione con le loro astronavi federali e i Figli del Vento, che essendo essenzialmente pirati, vedrebbero impiegati i loro galeoni volanti, pronti tutti a darsi battaglia per la supremazia della volta celeste del Crogiolo. Ora arriviamo al terzo ed ultimo punto, che più dei precedenti fornisce una speranza vera e tangibile a chiunque ami questa casa, dato che è stata pubblicata niente di meno che dalla stessa FFG. Sul suo profilo Twitter, infatti, in data 27 aprile, 4 giorni dopo la nascita della prima avventura multigiocatore di Keyforge, un post alquanto misterioso è comparso sul social. Esso riportava un chiaro logo dei marziani che sembrerebbe uscire da una specie di portale appena aperto. Che l'impero sia sparito perché è entrato in una nuova dimensione e da lì si stia preparando a tornare con nuove armi a disposizione mai viste sul Crogiolo? Che questa fazione possa essere la prova vivente che altri piani oltre a quelli del pianeta al centro dell'universo esistano? Mettendo da parte per un momento queste domande, quello che più ha incuriosito sicuramente non è soltanto l'annuncio, ma anche un piccolo gioco di matrice enigmistica che è stato allegato al post, pronto per essere risolto. Cliccando sul link in alto a destra, infatti, potrete accedere al House Mars World Search, dove completando l'intero puzzle potrete cercare di risolvere il vero mistero, ovvero capirci qualcosa. Infatti, le parole che rimarranno fuori e che dovrebbero formare una frase di senso compiuto appariranno invece buttate completamente lì a caso, nel voler dare un significato che magari soltanto chi parla marziano potrà risolvere. La cosa che lascia pensare è lo stemma delle Adventure che è stato apposto sull'immagine del logo di Casa Marte, che prima di vederli tornare ci potrebbe essere un'ennesima avventura multigiocatore che vedrà coinvolti i nostri amici verdi? Calcolando che anche per Sanctum è stato pubblicato un post simile, le domande aumentano sempre di più. Anche se, in quest'ultimo caso, si stava parlando delle fazioni preferite degli sviluppatori, mentre per il post di Marte la descrizione è stata «Can you make any sense of this? We can't», che tradotto suona «Potete dare un senso a ciò? Noi non possiamo». Ciò spiegherebbe il motivo delle lettere messe lì alla rinfusa, ma sono certo che c'è una chiave di lettura che personalmente non ho ancora compreso. Magari qualcuno di voi riuscirà a decifrare qualcosa dando una risposta definitiva ai numerosi quesiti che sono sorti durante questi ultimi periodi. Prima di questo rompicapo non si era mai parlato di Marte, neanche per sbaglio. Era come se fossero letteralmente spariti dalla circolazione. Dopo il post invece si è riaccesa una piccola fiamma di speranza che ha portato tutti i forgiatori che ne hanno visto la pubblicazione a sperare in un loro ritorno ancor prima di quanto ci si aspetti. In descrizione vi lascerò tutte le informazioni che vi serviranno se vorrete iniziarci a lavorare sopra. E voi cosa ne pensate? I Marte potrebbero tornare nella prossima espansione? Fatemelo sapere nei commenti dicendo anche la vostra su eventuali indizi che avete scoperto, così da poter creare una discussione attiva su questa misteriosa assenza che annuncia aria di novità e ritorni in grande stile. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.